La cosa che è interessante, che ha anticipato anche la dottoressa questa mattina, è che invece andando a correlare le varie fasi di età, cioè abbiamo preso in considerazione quando sono comparse le prime parole rispetto ai soggetti per esempio autistici con linguaggio assente, abbiamo preso in considerazione i livelli cognitivi, abbiamo preso in considerazione i punteggi ottenuti nella ADIADOS. Quello che è venuto fuori di interessante è che più il soggetto autistico presenta una riduzione, una compromissione del linguaggio, linguaggio assente, più rispetto agli altri soggetti autistici presenta un'alterazione del volume della sostanza grigia del lobo parietale che è in aumento rispetto al soggetto con un linguaggio preservato. Quindi questo vuol dire che sicuramente, da quanto anche riportato dalla letteratura, che ci sono dei fenomeni di alterazione della struttura cerebrale neuronale, qui riporto anche ricordo Casanova per quanto riguarda appunto l'ipotesi delle microcolonne, ma anche un'alterazione ovviamente della sostanza bianca sottostante che parte proprio da questa struttura anatomica, appunto il cuore, il neurone, il nucleo del neurone, per poter poi mettersi in contatto con altre aree diverse. E quello che appunto risulta quindi, riepilogando, non abbiamo riscontrato una grossa differenza del lobo parietale rispetto ai due gruppi di controllo, invece abbiamo riscontrato una differenza significativa sul volume totale dei due emisferi rispetto ai due gruppi quando andiamo a considerare appunto i volumi. E qui è questo che vi ho appena sintetizzato, che quindi esiste tra le prime parole una correlazione: più ritardano le parole ritarda lo sviluppo e la comparsa delle parole nel soggetto autistico, più la sostanza grigia del lobo parietale, in particolare sinistro, risulta aumentata di spessore di volume. Ovviamente questi dati confermano la grossa difficoltà di analisi che sono state anticipate per tutta una serie di motivi, sia perché i gruppi di controllo non sempre sono dei gruppi di controllo che si possono ottenere per una serie di problemi di comitati etici facilmente, sia perché poi i numeri di campioni studiati sono pochi, di soggetti studiati sono pochi, sia perché poi le tecniche utilizzate non sono corrispondenti e quindi non possiamo avere grossi confronti, ma sicuramente esiste a livello del bambino autistico una compromissione rispetto a due comunque categorie di soggetti disfasici ed epilettici della caratteristica della corteccia per quanto riguarda i volumi totali. E queste caratteristiche sono appunto da riportare, come vi anticipavo, un'alterata struttura neuronale a livello della corteccia. E quello che è interessante, sembrerebbe che questo aumento del volume sia più da considerarsi per altre aree cerebrali, quindi non il lobo parietale, ma in particolare forse le aree frontali, e ancora sarà necessario ovviamente delle analisi di studi volumetrici, però che non si rifacciano su aree così estese come l'intero lobo parietale, ma richiedono una parcellizzazione, cioè andare a studiare praticamente aree più piccole per poter attuare dei confronti che abbiano una validità maggiore. E importante poi appunto è che più i soggetti sono non verbali, e quindi qui potrebbe passare il messaggio che forse non è solo l'autismo, ma è anche il ritardo mentale, cognitivo, associato all'autismo, che caratterizza una diversità anche della struttura cerebrale, e quindi che
forse non è solo il disturbo autistico quello che potrebbe essere considerato un nucleo, diciamo, importante, ma anche i sintomi correlati come il ritardo mentale stesso che vi ho anticipato e sicuramente dei fattori di genetici che potrebbero sottintendere la migrazione e la costruzione della corteccia in fasi precoci. Concludo la mia relazione dicendo sì, sicuramente il disturbo autistico è un disturbo neurologico, questo si conferma, e la necessità di procedere con degli studi mirati e soprattutto considerando i diversi fenotipi, i diversi sottogruppi di autistici ci permetterà appunto di allungare la mano verso questi bambini. Grazie per l'ascolto.